Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia morbida integrale con emulsione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina integrale, latte, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero e sale. Per l'emulsione, acqua, olio, sale e rosmarino. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina integrale. L'olio e il sale e lo facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo andremo a stendere su un foglio di carta da forno. Una volta steso l'impasto, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno e lasciamo lievitare in forno spento per almeno 45 minuti. Nel frattempo prepariamo l'emulsione. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua, l'olio il sale e rosmarino ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Trasferiamo in una ciotola e teniamolo da parte. Trascorso il tempo, la focaccia è lievitata, adesso faremo dei buchi con le dita. Adesso andremo a spennellare con l'emulsione. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa. La focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia morbida integrale con emulsione. Grazie e alla prossima ricetta!